Deputato Parentela, prego. Grazie Presidente. Allora, in data 11 febbraio 2014, quindi più di un anno fa, ho presentato un'interrogazione, la numero 502107, in merito al progetto di riqualificazione del castello Carlo V di Crotone. Nell'interrogazione esprimevo più di qualche perplessità in merito al progetto che avrebbe mutato completamente e irrimediabilmente il volto del castello. I lavori di ristrutturazione sarebbero dovuti essere finanziati dai fondi europei denominati poi attrattori, da quali allora nulla si è fatto e i fondi sono scaduti. È notizia di pochi giorni fa che la Commissione europea avrebbe espresso parere positivo ad un progetto del Comune di Crotone, rifinanziando i lavori di riqualificazione con 10 milioni di euro. A nessuno però è dato sapere quale sia il progetto approvato in sede europea. Se dunque si è nuovamente chiesto un finanziamento per il vecchio progetto, oggetto quindi dell'interrogazione parlamentare, o se il Comune abbia proposto una diversa proposta di riqualificazione. Ad oggi quindi appare più che mai urgente sollecitare la risposta alla mia vecchia interrogazione, anche perché le diverse richieste di accesso agli atti presso il Comune di Crotone non hanno sortito l'effetto sperato. Il nostro auspicio è che nel riqualificare la struttura venga mantenuto il volto originario del castello e che non vi siano interventi che possano minare l'importanza storica anche dal punto di vista strettamente estetico che il castello riveste. Non so per quale motivo, Presidente, concludo, il Ministro dei Beni Archeologici stia tentando in tutte le maniere di smembrare le più importanti attività attrattive storiche della città di Crotone, stabilendo insieme a quanto fatto per Capocolonna di nasconderne l'importanza o di devastarne la bellezza. Spero che lei si faccia portavoce della richiesta e di una veloce risposta alla nostra interrogazione. Grazie. La ringrazio.